Benvenuti ragazzi, nuovo video tutto tech. Oggi una vecchia gloria ci è tornata a trovare. No, non è Marco, ma stiamo parlando di Panamalar. Panamalar. Chi ci segue da un po' di tempo sa che abbiamo trovato questo antagonista del famoso Broadlink. No, Broadlink l'aveva proprio buttato, cioè. Esatto. E costui, questo aggeggino qui dentro, si è rivelato alquanto facile da installare, alquanto facile da configurare, e abbiamo pensato, perché non riproporre anche per i migliaia di iscritti che si sono aggiunti successivamente all'epoca di questi video? No, c'è anche da dire che parecchi iscritti sotto il video di Panamalar hanno detto sì, ok, però puoi farlo rivedere, puoi rifare i collegamenti col televisore, Sky, la soundbar, questo, quello e quell'altro. E quindi in questo video partiamo un po' con un filone, diciamo, del Panamalar. E in questo video vi faremo vedere, vabbè, l'unboxing, che sarà molto veloce, l'installazione, che sarà semplicissima, ma soprattutto la configurazione col televisore. No, la configurazione col televisore, incrociamo le dita, però l'abbiamo già testata diverse volte, no, è sempre funzionato al primo colpo, per cui non dovremmo avere problemi. È vero, è vero. Quindi adesso in questo video andremo a fare il collegamento col televisore, poi ci saranno un altro paio di video dove farò vedere SkyQ, e faremo vedere anche la soundbar di Sky. Ma non perdiamo tempo e apriamo il prodotto. Il prodotto, guardate, cioè, non si può neanche dire unboxing, perché contiene manuale di istruzioni, il Panamalar, il cavetto, che naturalmente non ha l'alimentatore, e poi il biadesivo, se per caso volete attaccarlo a un mobile da qualche altra parte. Andiamo a fare la configurazione. Ah, prima cosa, scaricate l'app Smart Life, perché questo bel prodottino è abbinato a quella bella app di Smart Life, che Marco la prima volta che l'ha sentito è andato in visibilio, in brodo di giuggiole. Tanta roba. A fra poco con installazione e configurazione. Vamos! Collegate nella parte posteriore del Panamalar la presa USB in dotazione, che dovrete naturalmente aver collegato ad un alimentatore. Fatto questo, attendete qualche secondo, inizierà a lampeggiare. Se non dovesse farlo, e poi comunque andremo a vedere, c'è anche il tasto reset nella parte sottostante, ma qui vedo che già lampeggia. Buon segno, buon segno. Passiamo all'app Smart Life. Entriamo, come detto, nell'app Smart Life. Se non siete registrati, dovrete fare una semplice registrazione con i soliti e classici dati. E attenzione, già una prima novità dall'ultima volta. Solo e semplicemente, dopo aver collegato il Panamalar, aprendo l'app Smart Life, ci dice già che c'è un dispositivo da aggiungere. Quindi, perché non cliccare semplicemente aggiungi? Dobbiamo selezionare la nostra rete Wi-Fi. Quindi inserite il wifi e le relative credenziali e schiacciate il tasto avanti. Dopo brevissimo tempo vi dirà già che è stato aggiunto il dispositivo. Schiacciate fine e opete. Ok, allora adesso l'IR, che sarebbe il Panamalar, è stato aggiunto. Ci dice che non trova nessun device. Partiamo con l'aggiunta del televisore. Schiacciamo add TV. Ok, possiamo fare o un rapido match, quindi una rapida ricerca, oppure insegnargli tasto per tasto. Facciamo un quick match e andiamo a ricercarci il marchio del televisore. Allora, ci dice di provare a schiacciare questo pulsantone qui sotto, power, quindi dal cellulare, e vedere se funziona il device. Proviamo. E la televisione si è già accesa. Possiamo fare anche un altro controllo, giusto per sicurezza, digli another one. Vabbè, riproviamo a rischiacciare il tasto power e la televisione si spegne subito. Quindi clicchiamo il tasto can control. Ora facciamo la prova con altri tasti, ci chiede di fare questo controllo, quindi schiacciamo 1 e come potete vedere è comparso l'1, quindi gli diciamo can control. Proviamo col tasto 2. Ed esce il tasto 2, quindi ok, can control. Ci dice di provare, quindi altri tre tasti. Abbiamo il tasto di alzare il volume. Ok, funziona, è arrivato l'input, ma Michele, avendo il televisore collegato alla soundbar, non aumenta il volume. Proviamo ad avanzare di canale, quindi channel plus. E funziona, perfetto. Schiacciamo can control.
È perfetto, allora a questo punto ci dice che il match è completo, quindi in questo momento potete controllare il televisore col cellulare. Qui volendo potete rinominarlo oppure lasciarlo così, scegliete voi e poi schiacciate ok. Ma la cosa che tutti quanti vogliono è poterla comandare vocalmente il televisore. Dobbiamo spostarci sull'app Alexa. Come prima cosa in assoluto, una volta entrati nell'app, andiamo a vedere se la skill è attiva, quella di Smart Life naturalmente. Quindi la ricerchiamo, clicchiamo, diamo un lancia, selezionate il dispositivo della nostra assistente che più vi è comodo, tanto non influisce sull'utilizzo, e schiacciate lancia. Benvenuto in Smart Life. Attualmente il robot pulitore non è supportato in questo locale. Puoi provare le funzioni... Ok, come avete sentito, comunque Smart Life è stato avviato correttamente la skill. Schiacciamo fatto. E a questo punto andiamo nei dispositivi. Allora, come potete vedere, Michele ne ha un po' di dispositivi. Dovrebbe un attimino sistemarli, però comunque qui tra i milioni di dispositivi vediamo un TV, vediamo se non è uno dei vecchi esperimenti fatti. Dovrebbe essere questo, connesso tramite Smart Life. Facciamo la prova, vediamo se è già tutto a posto. Accendi il TV. No, spegni. Mi sono imbriagato perché è sera, quindi c'è la stanchezza della giornata di lavoro, questa non è la nostra principale attività, diciamo. Comunque, dicendogli accendi TV, il comando è il tasto fisico sul telecomando, è sempre quello, quindi che tu gli dica accendi o spegni, lui quello schiaccia. Quindi, comunque, il comando vocale ha funzionato perfettamente. Adesso riaccendiamo e vediamo un attimo se anche alza, abbassa i volumi, eccetera, eccetera. Accendi TV. Adesso facciamo una prova per vedere se cambia canale come se fosse il tasto di avanzamento. Canale TV avanti. Perfetto, eravamo sul canale 4, adesso è andato 5. Al 5. Aumenta volume TV. Quel simbolino lì sta a indicare che non può farlo perché la fonte audio viene presa da un dispositivo esterno, da una soundbar. Adesso però facciamo la prova, se per caso conosciamo già il numero dell'emittente che vogliamo vedere sul televisore, basterà dire TV 32. E come vedete ci ha portato sul canale 32, quindi se conoscete l'emittente e anche il numero potete fare in questo modo. Ma adesso vedremo di capire anche come poter programmare tutte le varie emittenti che sono disponibili sul televisore. Allora andiamo a vedere come poter richiamare degli specifici canali ma col loro nome, non col numero. Dobbiamo andare in scenario dall'app di Smart Life, fare il più in alto a destra. Tocca per eseguire, schiacciare solo in basso sul tasto poi il più, controllare un dispositivo TV, il numero che ci interessa, quindi non so, proviamo Italia 1, quindi il 6, e fare salva. Diamogli il nome, scrivete sempre per esteso, non usate i numeri, così almeno non ci si può sbagliare, anche la nostra amica non va in confusione. Quindi lo chiamiamo Italia 1 e diamo conferma. La scena è stata creata. Di solito automaticamente l'app della nostra assistente riconosceva che era stato creato uno scenario nuovo. In questo caso no, vabbè, però poco male. Andiamo nell'app della nostra assistente. Diamo sempre una controllata nella voce dispositivi, scenari, se per caso. Eccola lì, la vedete? In realtà l'ha già trovata. Ed è proprio qui, questa è quella che è stata creata in Smart Life. Noi adesso dobbiamo andare a creare una routine, quindi andiamo su altro, routine, più in alto a destra, quando, e selezioniamo voce, quando daremo il comando direttamente Italia 1. Questo è importante scriverlo bene, perché quello che scrivete qui dovete dargli come comando. Facciamo fine, avanti, poi nella parte in basso aggiungiamo l'azione, quindi tasto più,
casa intelligente. Qui dovete selezionare scenari, andarvi a cercare quello che avete creato in Smart Life, quindi Italia 1, e fare aggiungi. Questo è lo scenario che va creato per ogni tasto per poterlo richiamare col proprio nome. Facciamo salva, ci dice che ci potrebbe volere qualche un minuto prima che sia attivo. Io vi consiglio, fate uno scroll, chiudete, riaprite ed è generalmente già a posto. Infatti andiamo a chiudere l'app, la andiamo a riaprire ed ora Miki farà la prova con Italia 1. Italia 1. E come potete vedere è stato messo il canale 6 che corrisponde a Italia 1. Panamalar! Anche questa volta Panamalar non ci ha deluso. Ci abbiamo messo roba, 10 Panamalar. Minuti, un quarto d'ora, però siamo riusciti a configurarlo e a programmare tutti i tasti. Quindi adesso avete la procedura per quanto riguarda il televisore. Nel prossimo video andremo a vedere insieme a Marco come registrare invece il prodotto Sky, lo Sky Q, e poi anche la soundbar in un altro video ancora. Andiamo per step, facciamo una cosa per volta in modo tale che sia chiaro come funziona. Ma così anche se avete domande, le domande sono inerenti o alla configurazione TV o Sky o la soundbar. Vi lascio qui sotto il link in descrizione del prodotto Panamalar e io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!